consegna della maglia da parte del presidente della Polisportiva Piero Ricci a Thomas Ress. Tanti applausi per Thomas Ress, tutti in piedi ad applaudire il capitano della Something Different, non poteva essere da meno. Ma è naturale, si merita, ho i brividi, sono tutti dedicati a lui. Poi per me è una cosa ancora particolare, perché sono stato capitano anch'io di questa squadra, per cui diciamo che l'ho lasciato in buone mani. Eh sì, assolutamente, adesso c'è la consegna della sciarpa per Thomas Ress, tanti applausi per il capitano, l'ex capitano della Mezzana, che è tutto in piedi ancora ad applaudire Thomas Ress, che risponde ovviamente con saluti e tanti applausi per lui. Non poteva essere altrimenti, veramente una serata da pelle d'oca, speriamo che insomma sia incisiva anch'io. Sia incisiva anche per quanto riguarda l'apporto e dia il là a tutta la squadra biancoverde per cercare il successo questa sera, che vorrebbe dire tantissimo. Mi sembra anche abbastanza toccato il resto, vederlo così a distanza. Credo di sì, ma guarda, sono manifestazioni d'affetto, e quando si va a giro e vieni ricordato dopo tantissimi anni è sempre un piacere. Quello che mi succede a me vuol dire che abbiamo lasciato qualcosa, a prescindere dai giocatori, molto probabilmente anche come uomini. Lui oggi la vive ancora da protagonista, è indimenticabile quello che è successo nel decennio passato qui a Siena, rimarrà sempre nei cuori, e gente si ricorderà di Thomas anche tra 20 anni, 30 anni. Vi daremo ovviamente il risultato definitivo nel corso della nostra tele e radio cronaca. Squadre che si riuniscono adesso con le rispettive panchine, ino della verbena alla palestra, segno che veramente tutto pronto per l'inizio della partita, che sarà arbitrata dai signori Lupelli e Picchi. Questo è il duo arbitrale che dirigerà l'incontro di questa sera. Siamo ovviamente in attesa dei quintetti ufficiali, quindi ne approfittiamo anche per farvi sentire l'ino della verbena. Ecco, l'ino della verbena è veramente tutto pronto per la palla 2 di questo incontro. C'è Vico che ha smesso la sovramaglia, con lui anche Luca Pignati, anche Davide Parente, Paolo Paci, anche lui in quintetto per coach Matteo Mecacci. Si aspetta ovviamente solamente Alex Ranuzzi, così è, quindi confermato il canovaccio canonico, il quintetto classico per la Mezzana, vale a dire Parente, Vico, Ranuzzi, Pignatti e Paci. Si da notare Ranuzzi con un taglio di capelli, c'è un po' di gossip, un taglio di capelli nuovo, completamente rasato, senza codino, magari sarà più aerodinamico per il contropiede. Invece nella Edimes Pavia c'è Degrada subito dal primo minuto, insieme a lui anche Fossati, poi Bozzetto, Cristelli a completare il settore lunghi e Tassone. Quindi ribadiamo il quintetto della Edimes Pavia con Fossati, Degrada, Tassone, Bozzetto e Cristelli. Sta per iniziare adesso la partita, palla 2 che verrà contesa da Cristelli e da Paolo Paci. Il primo possesso è per la Edimes Pavia, con la palla che arriva a Fossati, che va a impostare subito la prima azione d'attacco per la Edimes. Ancora Fossati, l'uscita di Degrada, su di lui c'è Sebastian Vico, palla che gira per linee perimetrali, ancora Fossati, pick and roll con il fallo da parte di Luca Pignatti nei confronti di Davide Bozzetto, che era partito in terzo tempo per andare al ferro. Fallo che viene assegnato invece ad Alex Ranuzzi. Primo fallo della serata per Ranuzzi. Sì, stiamo attenti a questi giochi, perché per quanto riguarda i lunghi di Pavia, ovvero Bozzetto e Cristelli, sono due giocatori molto rapidi, molto verticali, per cui i cambi devono essere, e qualora si decidessero di farli, devono essere molto rapidi, essere pronti alle rotazioni.
E quindi va proprio Bozzetto con i primi due tiri liberi della sua serata, realizza il primo fallo per Alex Ranuzzi, primo fallo in assoluto della partita, quindi primo fallo di squadra anche per la Giacomo Menzana, realizza il primo, realizza anche il secondo, 2-0 per la Edimes Pavia dopo 20 secondi di partita. Vico supera il palleggio alla linea media del campo nonostante la difesa allungata a tutto campo da parte della Edimes, difesa individuale in questo istante per la formazione lombarda. Vico apre per Pignatti, schiacciato a terra per Ranuzzi che parte dal post, il ribaltamento per Parente, profondo per Paci, 4 secondi, 3 secondi, giro e tiro per Paolo Paci, sbaglia, lotta a rimbalzo, tocca Ranuzzi ma la palla è per Tassone che ha già messo nelle mani di Fossati, un nuovo possesso, prova ad abbassare tantissimo il ritmo Pavia, del resto una partita a punteggio basso, forse potrebbe essere nelle corde più della Edimes che della Gecom. Fossati ancora in punta, inseguito da Ranuzzi, show difensivo anche di Paci, pick and pop con Bozzetto, Bozzetto che attacca Paci, perde palla Bozzetto, si esauriscono i 24 secondi, palla persa per la Edimes Pavia, rimessa per la Menzana. È andata bene così, un fallo non visto dagli arbitri, recuperiamo il pallone. Menzana che può tornare in attacco con Parente, si allarga, riceve Vico. Pignatti porta il blocco, si allarga, riceve, finta al tiro della media, mette palla per terra, Pignatti arresta il palleggio, cerca un tiro in precaria condizione di equilibrio, stoppato, palla ancora viva per Vico che si butta dentro, Vico fino in fondo con il canestro e il fallo subito da parte di Bozzetto, potenziale gioco da tre punti per Sebastian Vico. Buonissima la penetrazione, bisogna stare attenti invece che all'interno dell'area, visto la fisicità e la verticalità dei due pivot o dei due lunghi avversari, cambiano sistematicamente mantenendo la posizione, per cui Vico è stato due volte bravo perché è andato sopra le braccia di tutte e due, ha fatto canestro di sinistro proteggendosi e prendendosi l'addizionale. Fallo numero uno anche per Davide Bozzetto per la Edimes Pavia, tiro libero supplementare per Sebastian Vico che realizza 3-2 il punteggio in favore della Menzana, 8 minuti e mezzo da giocare nel primo quarto, prova ad allungare la difesa quantomeno a tutto campo la Menzana, adesso però è Tassone che supera il palleggio della mediana del campo, zona per la Gecom, questa è un po' la novità proposta da coach Matteo Mecacci che subito propizia il recupero con Ranuzzi. Vico, siamo già dalla parte opposta, allarga proprio per Ranuzzi, fuori per Pignatti, nuovamente per Ranuzzi che mette palla per terra, vuole partire dal post, fuori per Pignatti, passaggio di ritorno ancora per Alex Ranuzzi, giro e tiro per lui, lungo, rimbalzo per Paci che mette il ritmo Vico, da tre punti piedi per terra, Sebastian Vico, sesto punto della sua serata, 6 punti anche per la Menzana, 6-2 il vantaggio Geco. Se il buon Vico si vede dal mattino. 7.45 da giocare, difesa che torna individuale per la Menzana, con l'attacco di Pavia, la palla fuori per un tiro da 3 punti da parte di Grada, sbagliato, si lotta al rimbalzo, solo maglie nere, quelle della Edimes che però non riesce a concretizzare il possesso offensivo perché Bozzetto recupera sì la palla vagante ma la recupera quando questa è a contatto con la linea di fondo campo, quindi la rimessa sarà per la Gecom che ci ha fatto vedere un po' di zona anche. Sì, ha fatto vedere un po' di zona reattiva perché non vuole rischiare i cambi su giocatori molto rapidi. Palla persa brutta da parte di Parente, contropiede 1-0 da parte di Cristelli che va a trovare il canestro del 6-4, -2 per Pavia. Brutta palla persa per Parente che adesso torna in attacco, apertura per Vico, palleggia, resto tiro per lui, sbaglia, si lotta a rimbalzo, tocca Pignatti ma la palla è per i giocatori in maglia Edimes Pavia che possono tornare in attacco. Intanto Cristelli ha fatto un grande contropiede, da notare che in difesa sono stati fatti dei cambi e Pavia Cristelli marca addirittura Ranuzzi, quindi intanto nell'angolo in questo momento c'è 1-1 da parte di Bozzetto, buona la difesa di Paci, contropiede con Vico che si butta dentro, terzo tempo forse non è stato fischiato un fallo, Pavia riprende il contropiede, va a Degrada che ora si ferma e rimposta il gioco.
Fossati in attacco per la Edimes Pavia, 6 minuti 20 secondi da giocare nel primo quarto. Fossati contro Ranuzzi, sale per il blocco lo stesso Bozzetto, poi la palla arriva per lui nel tentativo di completare il triangolo offensivo con Davide Cristelli. C'è stata l'interferenza da parte di Paolo Paci. 6 secondi adesso per l'attacco Edimes per arrivare a questo tiro. Fossati è lui il giocatore incaricato di rimettere la palla in gioco. Tassone si crea spazio per un tiro da lontanissimo, sbaglia, rimbalzo difensivo per Parente che spinge la transizione. Parente ancora, palleggio dietro la schiena, chiama lo schema, è pugno alto per Parente, sale per il blocco Paci, scambio consegnato ancora per Davide Parente che arresta il palleggio, va da Vico, piedi per terra da 3 punti, corto in questa circostanza, la palla si arrampica sul ferro, tocca rimbalzo Paci, ma è per la Edimes il possesso. Più ritmo Letterio forse in attacco. Sì, più ritmo, peccato, Parente ha palleggiato, è andato in contropiede in transizione. Intanto vediamo che prova da 3 punti anche Pavia con i giocatori sui lunghi, perché Bozzetto ha tirato tranquillamente da 3 punti. È una squadra che fa fatica a prendere le misure, per due lunghi molto alti, gli altri tutti e 3 bassi che si alternano anche nel portare il pallone avanti. Rimessa per quanto riguarda la Edimes Pavia con Degrada, lui ricevere va da Fossati, passaggio backdoor adesso per lo stesso Degrada che sbaglia da sotto, Parente recupera il rimbalzo, va da Vico che ha una tostata davanti a sé per arrivare fino in fondo, non trova l'assist per il taglio di Alex Ranuzzi perché prima c'è stato il fallo subito dallo stesso Sebastian Vico. Proviamo tantissimo a innescare la transizione veloce di Vico. Sì, assolutamente, anche se l'abbiamo innescata male, non vedo perché debba essere rimessa laterale. Vico sta andando in terzo tempo, anzi forse ci viene negato un calcio di rigore netto. Infatti si arrabbia coach Matteo Mecacci dalla panchina, sbraccia contro uno dei due membri del duo arbitrale. 5 minuti 22 secondi, rimessa per Parente, addirittura effetto flipper per far arrivare la palla sul corpo di Paci. Quanto rischio in questa rimessa per Davide Parente che adesso si alza da 3 punti e mette a segno una grande bomba, 9-4 più 5 per la mezza. Sì, un gioco un pochettino complicato, ma alla fine siamo riusciti a fare un canestro da 3 punti. Bozzetto in attacco per Pavia, Degrada profondo per Cristelli mismatch contro Parente, fuori per Fossati che si alza da 3 punti, sbaglia, tap out di Pignati al rimbalzo, la palla è per Paci poi per Parente che spinge la transizione, Parente lascia lì Fossati che commette il suo primo fallo di serata, il terzo nella serata per quanto riguarda la Edimes Pavia. 4 minuti 46 secondi da giocare, 9-4 più 5 per la Menzana, e rimessa in zona d'attacco per la Gecom con Davide Parente, movimento a liberarsi di Luca Pignatti, consegnato ancora per Parente, Ranuzzi parte dalla posta, raddoppiato fallosamente però da Degrada, altro fallo, è il quarto fallo di squadra commesso dall'Edimes Pavia, quindi bonus che si esaurisce per la formazione pavese. Primo fallo per Degrada che va in panchina e lascia il posto a Buscaino con la maglia numero 8, quindi aumenta quantomeno di fisicità nel settore degli esterni coach Garetto per la Edimes. Ma assolutamente sì, credo che a questo punto Buscaino vada sotto canestro e Ranuzzi se la dovrà vedere con Cristelli. Parente parte dal posto, giro e tiro per lui, gran canestro per Davide Parente, quinto punto della sua serata, 11-4 più 7 per la Menzana. E dopo 5 minuti è già un buon vantaggio. In attacco Fossati per Pavia, ancora Fossati, il suo palleggio prolungato, prova con triangolo offensivo, capisce tutto Vico che recupera il pallone, Vico dalla parte opposta, assist per Pignati, terzo tempo, si protegge molto bene con il ferro, Luca Pignati, 13-4 più 9, contropiede. E il minuto di sospensione richiesto dalla panchina della Edimes Pavia. Contropiede, pochi palleggi, apertura e molto probabilmente si può andare a... Questo esempio, come dicevo prima, sono due punti rubati perché non se l'aspettano l'avere la rapidità, andare di là invece di iniziare da capo, o trovi che resta 3 punti come è stato con Parente dopo due azioni non del tutto fluide.
Comunque Letterio, possiamo dire che questo vantaggio più 9 parte sostanzialmente dalla difesa della Avezzano. Assolutamente, i cambi sistematici di difese, non in difesa, quindi stiamo parlando dell'uomo con la zona, dipende da dove parte il pallone, con degli adeguamenti molto larghi soprattutto per gli esterni sulla 3-2, stanno portando dei vantaggi perché stiamo costringendo Pavia a forzare un pochettino da fuori, anche con magari con giocatori che non sono abituati, vedi lunghi, anche se c'è da dire che Tassone ha fatto invece un paio di tiri molto buoni, è andata bene anche per noi che non li ha centrati. Si esaurisce il minuto di sospensione richiesto dalla panchina della Edimes Pavia, 4 minuti 13 secondi da giocare nel primo quarto, 13-4 il vantaggio Avezzana. Molto presente anche il pubblico, non numeroso come diceva l'intera apertura di collegamento, ma comunque presente questa sera qui alla palestra. Rimessa effettuata adesso dalla Edimes Pavia, che può tornare in attacco con Fossati. Fossati contro Vico, ancora Fossati, show difensivo anche di Paci, l'apertura per Cristelli che si prende immediatamente il tiro da 3 punti, questa volta è un gran canestro per Cristelli che trova il 5° punto di serata. Bella uscita dal blocco. Sì, bella uscita dal blocco, peccato, era stata veramente un'ottima difesa. Vico perfetto per il taglio sul lato debole di Alex Ranuzzi, 15-7, ancora più 8 per la Avezzana. E Alex tira fuori le sue caratteristiche, quello di essere uno dei giocatori più bravi a giocare in quella fascia di campo che tutti quanti talvolta snobbano. Cristelli, show difensivo anche di Paci su di lui. Pavia che si prende un tiro dalla media distanza e lo mette a segno, in questo caso con Buscaino, per il canestro del 15-9, più 6 Avezzana che torna in attacco. Parente Pignatti, consegnato per Ranuzzi, il movimento, l'uscita da blocchi di Parente che ha un po' di vantaggio, prova a dilatarlo, trova l'assist per Paci, però un assist molto complicato. Palla contesa, la freccia del possesso alternato premia l'attacco della Gecom che rimarrà comunque in attacco. Sì, beh, secondo me era fallo perché aveva preso un po' anche le braccia di Paci, fortunatamente rimaniamo in attacco per il possesso della freccia. Tanto un altro cambio, esce fuori Pavia, vuole aumentare i ritmi e vuole cambiare i giocatori, per cui entra Savelli al posto, mi sembra, di Fossati. Rimessa già effettuata per la Avezzana, tiro dalla media per Luca Pignatti con dedica alla curva nord, 17-9, torna sul più 8 la Avezzana. E adesso è proprio Savelli in cabina di regia, non è cambiato niente dal punto di vista tattico. Ranuzzi, bella duello con Cristelli che riceve in questo istante, parte dal post, Cristelli raddoppiato, la palla gira, arriva ancora a Savelli, show difensivo anche di Paolo Paci, penetra, scarica per Buscaino, Pignatti ha recuperato su di lui, tiro forzato da parte di Buscaino che non tocca neppure il ferro, grande azione difensiva da parte della Avezzana, perché prima c'era stata anche l'infrazione, il doppio palleggio da parte di Buscaino non vista agli arbitri. Non fischiato, c'è un cambio, esce Ranuzzi, entra Ondomenghe. Un Ranuzzi estremamente positivo, soprattutto in difesa. Ora bisogna che Ondomenghe stia attento in difesa, perché quello decisamente della Gecom è molto più con le mani addosso all'avversario. Tanto riceve in attacco Ondomenghe, tocca il suo primo pallone in questa partita, rischia qualcosa con questo palleggio, poi servito il passaggio per Paci, schiacciato a terra per Vico, 7 secondi per arrivare a un tiro, Vico prova a buttarsi dentro, Vico si crea lo spazio per un tiro buttandosi all'indietro, va corto, si lotta al rimbalzo, la palla è per Pavia che può tornare in attacco con Savelli. 2 minuti al termine del primo quarto, 17 Giacomo Avezzana, 9 Edimes Pavia. Savelli fronteggiato da Parente, passaggio per Buscaino, spalla a canestro contro Pignatti, capisce tutto Vico che non riesce ad anticipare il suo avversario, c'è un fallo, si lamenta la panchina per questo taglio da parte del Tassone, molto fisico nei confronti di Seba Vico. Gli arbitri assegnano la semplice rimessa in favore della Edimes Pavia. Sì, è un contatto di gioco, sarebbe stato un pochettino forzato il fallo. Tanto cambio ancora un'altra volta, è ancora un cambio, entra Francesco Benevelli ed esce Tassone. Tanto Domenghe, grandissima azione su Cristelli, propizia il recupero di Paolo Paci, può andare la Avezzana in attacco con Vico,
95 secondi al termine del primo quarto. Ondo Menghe per il taglio di Parente che riceve, parte dal post, Parente contro Savelli, servito, schiacciato a terra per Apaci, gira sul piede eterno, alza il semigancio e trova il canestro delle più 10 Menzana, 19-9. Buon attacco, buona fluidità. Fossati in attacco, la palla va per Benevelli che perde però la maniglia, la rimessa sarà per la Menzana, palla persa da parte di Federico Savelli. Buona, buonissimi spunti soprattutto difensivi per la Menzana. Pavia fa molto fatica mentre esce Vico ed entra Lorenzo Panzini. Sì, Pavia risponde invece con un cambio del tutto ancora diverso, viene cambiato il quintetto dall'allenatore avversario perché esce un lungone Cristelli e rimette dentro De Grada. Mentre Parente va a superare in palleggio la linea mediana del campo, assist per Paci, o meglio passaggio per Paci che torna ancora da Davide Parente, 10 secondi, Parente apre per Ondo Menghe, passaggio per Paci che parte dal post, fuori per Ondo Menghe, deve prendersi il tiro Ondo Menghe, mette palla per terra, terzo tempo per Ondo Menghe, con il cronometro in testa, 21-9, bel canestro da parte di Bruno. Si è stato suggerito un tiro ma ha fatto bene lui a far canestro. Fallo adesso di Davide Parente a fermare l'azione di Savelli, primo fallo per Davide Parente, secondo fallo di squadra per la Menzana, a 33 secondi e 86 centesimi dalla fine del primo quarto, esce Paci per la Gecom, entra Roberto Chiagic, rimessa in zona d'attacco per l'Edime Spavia, 21-9 il vantaggio Menzana. Savelli, pick and pop per un tiro sbagliato e non di poco da parte di un giocatore della Edimes, Panzini può tornare in attacco, 20 secondi al termine del primo quarto, zona per la Edimes. Parente gioca anche un po' con il cronometro, circa 2 secondi di discrepanza tra i due cronometri per l'appunto, Panzini per Chiacic, raddoppiato, fuori per Panzini, piedi per terra da 3 punti, Panzini, la bomba di Lorenzo Panzini, 24-9, adesso l'ultimo tiro sarà per Savelli da metà campo, cortissimo, termina il primo quarto, grande gira con Menzana, 24-9, vantaggio corposo al termine dei primi 10 minuti di partita, soprattutto un vantaggio che mi piace ribadirlo, partito soprattutto dalla difesa. Eh sì, grande difesa, grande ritmo, questo primo tempo mi è piaciuto veramente, complimenti a tutti, non c'è stato nessuno in particolare che abbia preso la palma di miglior giocatore perché hanno realizzato praticamente quasi tutti con un gioco corale, molto movimento in attacco e grandi da 3 punti, quindi sostanzialmente chirurgica la squadra di Mecacci nei primi 10 minuti di partita. Sì, veramente una la cosa importante che abbiamo iniziato a vedere le rotazioni sia dal primo quarto, quindi vuol dire che i meccanismi si stanno ampiamente rodando. Non abbiamo visto invece Sergio in sostituzione di Pignatti perché Pignatti ha un osso duro da marcare, perché mi sembra che Buscaino sia tutt'altro che semplice da contenere. E vediamo ancora il quintetto confermato, perlomeno lo stesso quintetto che ha chiuso il primo quarto della Menzana, sarà anche quello che esorderà nel secondo tempo. 24-9 il punteggio. Quindi Menzana in campo con Parente, Panzini, Ondo Menghe, Pignatti e Roberto Chiacic. Rimessa a centrocampo per la Edimes Pavia, affidata alle mani di Francesco Benevelli. 24-9 il punteggio in favore della Menzana. Savelli è lui a portare questa azione in attacco per Pavia. Passaggio laterale per De Grada, da questi a Benevelli, Benevelli ancora per De Grada che attacca Parente, zona per la Menzana, vediamo come l'attacca Pavia con un tiro da 3 punti che va a segno in questo caso da parte di Benevelli per il 24-12 Menzana. Benevelli è un buon ottimo tiratore, bisogna stare attenti sugli scarichi a non lasciarlo tirare con tranquillità perché può avere ottime percentuali. Rischia la palla persa per la Menzana sull'interferenza dello stesso Benevelli del passaggio da Ondo Menghe a Davide Parente. Panzini è lui l'incaricato a rimettere questa palla in gioco, va da Ondo Menghe, torna ancora da Panzini, blocco di Chiagic, Panzini arresta il palleggio, apre per Ondo Menghe, piedi per terra da 3 punti per Ondo Menghe, bomba
per Bruno Ondomeng, che risponde subito pan per focaccia a canestro di Benevelli. Sì, buonissimo l'attacco, bravo Ondo. 27-12, più 15 per la Menzana, che adesso è in difesa. Zona 2-3 per la formazione di coach Matteo Meccacci, ancora tiro da tre punti per Pavia e ancora un tiro da parte di Degrada, un tiro molto forzato in questo caso, che ha visto accogliere la preghiera di Degrada da parte di Del Basso. Sì, soprattutto anche perché c'è stata una mancanza di comunicazione nel passaggio dalla uomo alla zona. Parente liberato ancora per un tiro da tre punti, questa volta non va. Rimbalzo per Pavia, che può tornare in attacco con Fossati. Ribaltamento per Buscaino, ancora Degrada liberato per un tiro da tre punti dall'angolo con spazio. Bomba ancora per Degrada. 9-3 il parziale per Pavia in questo secondo quarto. Si tira solo da tre punti. Chiama time out la panchina della Giacomo Menzano. Esatto, soprattutto dopo un 1-6 del primo tempo, Pavia si presenta con un 3-3 da tre punti. Dimenticarci che se facciamo due, loro tre recuperano un punto ogni volta che tirano. E soprattutto Pavia, che si è riportata sotto la doppia cifra di svantaggio, 27-18 il punteggio. Time out ovviamente richiesto dalla panchina della Menzana, 8 minuti 27 secondi da giocare nel terzo quarto. Parziale in questo secondo quarto di 9-3 per la Edimes Pavia, motivo per cui appunto il coach Matteo Meccacci ha deciso di chiamare minuto di sospensione. 3-3 per la formazione di coach Paolo Garetto dalla lunga distanza. Si esaurisce in questo istante il minuto di sospensione richiesto dalla panchina della Menzana, quindi le squadre che potranno rientrare in campo. Prova ad alternare difese tattiche coach Matteo Meccacci, un po' la novità della serata, quella di questa sera, vedere questa zona che si alterna alla uomo. Sì, senza dubbio è importantissimo perché non ti dà mai punti di riferimento, però abbiamo avuto la sfortuna che Degrada, tirando, abbia trovato un canestro nel vero senso della parola e poi si è entrato in striscia, ne ha già fatti due, e con quello precedente di Benevelli bisogna stare molto molto attenti. Si riprende a giocare Menzani in attacco con Parente, Pignatti, Ondomenghe. Movimento sui blocchi di Panzini, servito invece Parente per il post per Roberto Chiagic, che ribalta proprio per Panzini, da questi a Pignatti. Pignatti raddoppiato, forse anche con il fallo, sbaglia il tiro, ma Parente recupera il rimbalzo in attacco, servito Chiagic, che tenta il servizio per il taglio di Pignatti. Non si concretizza il passaggio del capitano per Luca Pignatti, la palla è per Pavia, che è in attacco con Savelli, Ondomenghe su di lui. Savelli arresta il palleggio, pick and pop per un tiro da tre punti, ancora tentato da Pavia ma sbagliato da parte di Bozzetto. Parente per Panzini, che ha tanto spazio avanti a sé. Panzini aspetta l'arrivo dei compagni, in particolar modo di Chiagic, che si posiziona, parte dal posto contro Bozzetto, raddoppiato, infrazione di passi per Roberto Chiagic, mentre si prepara a rientrare anche Sebastian Vico al posto di Davide Parente. Sì, non erano passi quelli di Roberto, magari avrebbe potuto più rischiare un fallo di sfondamento, per cui tra i due forse la decisione degli arbitri è quella più accettabile. 7 minuti 37 secondi al termine del secondo quarto, 27-18 il vantaggio per la Giacomo Menzana sulla Edimes Pavia. Siamo nel corso di un secondo quarto in cui, lo ricordiamo, Pavia è andata a realizzare 3 canestri su 3 punti dopo un 1-6 nel primo quarto, ma comunque la Menzana sempre in vantaggio di 9 lunghezze. Fallo adesso di Luca Pignatti nel tentativo di cercare di aiutare Ondomeng in questa azione difensiva contro il giocatore Stefano Degrada della Edimes Pavia. Primo fallo per Luca Pignatti. 7 minuti 21 secondi al termine del primo tempo, 27-18 lo ricordiamo il vantaggio Giacomo Menzana sulla Edimes Pavia. Pavia che può usufruire di questa rimessa in zona d'attacco. Degrada, che attacca Ondomenghe, arriva fino in fondo, l'appoggia al tabellone, non va, rimbalzo offensivo per Bozzetto. Altri 14 secondi per l'attacco di Pavia. Benevelli, Fossati adesso per la Edimes. Fossati che attacca Chiagic, che salta, Fossati resta al palleggio, va da Bozzetto, però c'è il fallo di Lorenzo Panzini nei confronti di Bozzetto, forse anche un'infrazione di 3 secondi in aria. Letterio, come la vedi? I 3 secondi ormai non si fischiano più, sono stati bravi loro, comunque gli arbitri non li abbiamo ancora visti, per cui stanno andando molto bene, sì, va benissimo così. Savelli in attacco ancora per Pavia,
ultimi 7 minuti del secondo quarto, quindi del primo tempo. Buscaino contro Pignatti, giro e tiro per lui, sbaglia, rimbalzo difensivo per Chiagic. Vico spinge adesso la transizione, Vico a tutto campo, aspetta l'arrivo a rimorchio anche dei compagni mentre si prepara Biagio Sergio a fare il suo ingresso in questa partita. Panzini, Pignatti, ribaltamento per Ondomenghe, ancora Pignatti dalla media distanza, Luca Pignatti non va, si lotta al rimbalzo e la palla è per Pavia. 6 minuti e mezzo al termine del secondo quarto, tiro di Pavia molto corto con Savelli e la Menzana può tornare in attacco. 27-18 il punteggio in favore della Giacomo Menzana sulla Edimes Pavia. Vico, blocco di Pignatti, pick and pop tra i due. Servizio per Chiagic che ribalta, o almeno tenta di ribaltare per Ondomenghe. C'è forse anche un fallo subito da Chiagic, fallo che commette invece Ondomenghe per fermare la transizione veloce di Pavia. Fuori Pignatti, dentro Biagio Sergio. Sì, un altro cambio ancora, Pignatti va a riposare un attimo. Buona partita anche stasera in questo momento. Scintille tra Sergio sicuramente contro Buscaino. Eh sì, promette di essere una lotta veramente ardua e arcigna quella tra due numeri 4 in campo. Mentre attenzione, c'è un cambio, Garretto è molto bravo perché inserisce dentro di nuovo Cristelli e mettendoci in difficoltà per la marcatura. Tanto Pavia che torna in attacco, liberato Buscaino per un tiro da 3 punti che non va. Biagio Sergio, ottimo taglia fuori proprio su Cristelli al rimbalzo. Panzini può tornare in attacco la Menzana. Passaggio laterale per Ondomenghe, da questi a Sergio, poi ancora Panzini che tenta di servire immediatamente Sebastian Vico. C'è lo split da parte di Benevelli e rimessa in zona d'attacco per la Cecom. Vico, blocco di Biagio Sergio che si allarga, Biagio Sergio per un tiro da 3 punti che va molto lungo, rimbalzo per Pavia, anzi no, c'è Chiagic che lotta e conquista la palla vagante. 24 secondi perché era stato resettato a 24 il cronometro dell'azione della Giacomo Menzana. Passaggio da Biagio Sergio a Chiagic, ancora il taglio di Biagio Sergio, gran canestro, grande combinazione Biagio Sergio, Roberto Chiagic, canestro per Sergio. Buon dai vai Cristelli, ottimi movimenti, ma è già 2-3 volte che perde l'uomo a favore nostro. Rischia il palmi Benevelli, però si prende il tiro da 3 punti che sbaglia. Rimbalzo difensivo per Sebastian Vico, più 11 per la Menzana. 29-18 Vico, l'assist per Ondomenghe che fa saltare il suo avversario, che è Benevelli, che frana su di lui, commette fallo. 2 tiri liberi per Bruno Ondomenghe. Sì, 2 tiri liberi, buono il contropiede, strano che sia Vico a condurre il contropiede. 2 tiri liberi adesso per Bruno Ondomenghe, 29-18 il punteggio in favore della Giacomo Menzana, mentre esce Benevelli e rientra Tassone per quanto riguarda la Edimes Pavia. Ondomenghe va all'unità con 2 tiri liberi, realizza il primo Ondomenghe, più 12 adesso per la Giacomo. Seconda opportunità ancora per Ondomenghe. 2 su 2 per lui, 31-18. Più 13 per la Giacomo Menzana. 4 minuti e 50 secondi dalla fine del secondo quarto, quindi del primo tempo. Pavia che torna in attacco con Fossati. Fossati contro Panzini. Movimento di degrada, Vicolo insegue. Fallo adesso di Biagio Sergio, uscita molto fisica in questo caso difensivo, però serve anche per dare un segnale Biagio Sergio. Ma io in questo caso aprivo le braccia, era fermo e risparmiamo un fallo. Rimessa per la Edimes Pavia con Stefano Degrada, palla per Fossati adesso, mentre la Giacomo ha esaurito il bonus a sua disposizione. Degrada uscendo dai blocchi, sbaglia Cristelli, forse con una spinta, gira e tiro per lui, sbaglia, rimbalza per Chiagic, può tornare in attacco la Giacomo con Panzini. 4 minuti 20 secondi da giocare, Sergio consegnato per Vico, movimento di Panzini che ha un po' di vantaggio, non riesce a servire Chiagic, adesso sì, parte dal posto Chiagic, servito il taglio di Vico che si alza, sbaglia Cristelli, tira giù il rimbalzo,
Fossati in attacco per Pavia, si prende il tiro da tre punti che mette a segno e trova il canestro del meno 10 Edimes, 31-21 Pavia, con il tiro da tre punti che gli era mancato nel primo quarto. Sta rimanendo in partita in questo secondo quarto. Partita in questo momento, ora si rimette a zona, sarà il caso di punirli subito. Vico penetra e scarica per Panzini, piedi per terra da tre punti e trasce il suo tiro. Rimbalzo offensivo per Ondomeng che subisce anche un fallo non sanzionato, sbaglia poi il layup e la palla è per Pavia che può tornare in attacco con Fossati. Passaggio per Tassone, Tassone spalla a canestro, fuori per Buscaino, Buscaino due finte e poi si prende il tiro da tre punti che sbaglia. Sergio tira giù il rimbalzo, un altro fallo di Cristelli non visto. Si lamenta un po' il pubblico di Fede Mezzanini. Si lamenta anche perché abbiamo perso un attimo il ritmo, non dobbiamo mollare mai. Ondomeng in attacco per la Jacob, servizio per Vico, passo di incrocio, poi cerca un extra pass complicatissimo per Chiagic, palla persa per la Mezzana, 3 minuti da giocare, più 10 Jacob. Siamo in attacco con Pavia, Fossati, Cristelli riceve, degrada. Degrada contro Vico, il ball handling di Degrada, fuori ancora per Cristelli che vuole chiamare a sé l'aiuto di Chiagic, arriva anche l'aiuto di Panzini, 5 secondi, 4 secondi, Pavia ha creato poco, Petra scarica per Degrada, liberato per un tiro da 3 punti allo scale 24, sbagliato, Sergio tira giù il rimbalzo, in questo caso è andata molto bene la difesa da Mezzana. Sì, si è fatto un grande raddoppio con Roberto che è riuscito a ritardare la parte offensiva di Pavia. Sergio per Panzini, pick and pop tra i due, fuori ancora per Vico, sale per il blocco Sergio che si allarga per un tiro da tre punti, fa saltare Buscaino, Sergio quasi allo scale 24 secondi, peccato per un tiro che si doveva prendere assolutamente l'ex Maddaloni. 31-21, sempre più 10 per la Giacomo a 2 minuti dalla fine del secondo quarto. Fossati in cabina di regia per la Edimes Pavia, 10 secondi, 7 secondi adesso, ancora Fossati, 5, 4, resta il palleggio, va da Buscaino, Sergio su di lui, Buscaino, c'è il fallo subito da parte di Biagio Sergio, che adesso Buscaino non è valido, si lamenta Biagio Sergio perché ha messo il fisico, a detta sua non avrebbe commesso fallo. Sì, l'unico problema che ha Biagio è lo stesso problema che può avere Ondomeng. Sono due giocatori più predisposti a difendere molto vicino all'attaccante avversario rispetto agli altri, per cui c'è il rischio che qualche contatto possano cercare di essere, probabilmente possono venire sanzionati più facilmente, peccato perché avevamo già nel bonus. Esatto, e per Sergio si tratta del secondo fallo, ma viene richiamato in panchina anche per essere preservato da ulteriori chiamate arbitrali. Biagio Sergio rientra Pignatti, così come rientra anche Alex Ranuzzi al posto di Bruno Ondomenghi. Intanto Buscaino realizza il primo di tiri liberi a sua disposizione, sbaglia il secondo e Pignatti tira giù il rimbalzo, più 9 Mezzana, 31-22 il punteggio a 105 secondi dalla fine del secondo quarto e quindi del primo tempo. Panzini per Ranuzzi, Pignatti adesso, zona sempre per l'Edimes Pavia, Chiagic per Panzini che si butta dentro, penetra, scarica per Pignatti, piedi per terra da tre punti, va molto lungo, degrada, tira giù il rimbalzo, 1 minuto e 25 da giocare nel secondo quarto, quindi nel primo tempo. Cristelli riceve, prova ad attaccare Pignatti, ribattamento per degrada, la palla termina direttamente sugli spalti della palestra, chiama timeout la panchina della Giacomo Mezzana. Sì, ci vuole ragionare sopra perché gli attacchi delle ultime tre azioni non sono stati tanti fluidi. Abbiamo fatto difficoltà e dopo 20 secondi, se facciamo tirare il numero 4 dall'angolo da 3 punti, vuol dire che qualcosa non funziona. Probabilmente vorrà far vedere sulla famosa lavagnetta quali sono i movimenti da fare e quelli che sono gli spostamenti per una migliore circolazione di palla e conseguentemente la possibilità di tirare con maggiori percentuali. Coinvolgo anche Sandro Bonelli, 31-22 il punteggio in favore della Giacomo Mezzana. Pavia che soprattutto con i tiri dalla lunga distanza sta rimanendo in partita in questo secondo quarto. Sì, siamo rimasti un po' troppo fermi in difesa in questo secondo quarto, con un inizio veramente ottimale, scoppiettante, ci siamo un attimino seduti, abbiamo trovato meno ispirazione in attacco e in difesa certamente non siamo stati così aggressivi, soprattutto sulle guardie o tutti i giocatori che comunque uscivano, approfittando probabilmente anche della presenza di Chiacic in campo. Anche i lunghi si sono allontanati, ci hanno reso un attimino più complicato difendere e sono stati bravi
a colpirci dalla distanza. Pavia la stiamo riconoscendo soprattutto in questo secondo quarto. Noi dobbiamo certamente svegliarci per non compromettere i buoni risultati acquisiti al fine del primo quarto. Rimessa effettuata in questo istante da Ranuzzi per la Menzana, 1 minuto e 15 secondi da giocare nel secondo quarto, quindi nel primo tempo. Panzini in attacco per la Gecom, sale per il blocco Pignatti, ignorato da Panzini, ancora il blocco di Pignatti, Panzini prova a prendere vantaggio, penetra, scarica per Sebastian Vico, un'altra penetrazione, fallo subito da Vico, non sanzionato dagli arbitri, si arrabbiano tutti nella panchina menzanina. Tassone in attacco, ancora un fallo, un contatto proibito tra Buscaino e Ranuzzi, ne approfitta Rizzuto per un canestro, quello del meno 7 Pavia, 31-24. Squadra altissima per quanto riguarda Pavia. Tassone gioca da numero 2. Adesso arriva il secondo fallo di Tassone, commesso nei confronti di Lorenzo Panzini. 31-24, Panzini riceve in questo istante, sale per il blocco Pignatti, deve trovare un canestro da Giacomo Pignatti, l'assist per Roberto Chiagic che sbaglia da sotto e può tornare in attacco la Edimes Pavia che sta ricucendo lo strappo in questo secondo quarto. Fossati, 31-24 il punteggio, 15 secondi al termine della ripresa, quindi la Edimes che non potrà arrivare fino in fondo. Cristelli, scarico ancora per Fossati, mismatch con Pignatti, si esauriscono i 24 secondi a disposizione dell'attacco della Edimes Pavia che non si è avveduta, stava scorrendo secondi preziosi. Palla persa per lei. Sì, è stata invece una grande difesa in questa azione, meno male. Loro non hanno giocato molto perimetrale perché stavano giocando sul tempo. Buona difesa. Ora 4 secondi, 3, 2, 1, tiro della disperazione, Parente a metà campo. Abbiamo provato, però chiudiamo meno fluidi, però sempre un buon secondo quarto. Merito a Pavia che ha iniziato a sparare non più a salve da 3 punti e si è riavvicinata. Eh sì, proprio così, 31-24 il punteggio di metà gara con la Edimes che ha ricucito quantomeno un po' lo strappo. Cosa deve fare la Menzana, Sandro, per invertire la rotta? Sicuramente ripartire la difesa come aveva fatto in apertura di partita. Ma certamente sì, essere molto più veloce, molto più aggressiva. Purtroppo l'ingresso di Chiaci, che a mio parere non ha sortito gli effetti sperati, siamo stati un po' più lenti in difesa e anche abbastanza impacciati in attacco. Soltanto 7 punti nel secondo quarto, che sono ritenuti arrivati 5 da Ondomenghe, quindi questo lo dice lunga per quanto riguarda l'attacco nostro che si è un po' fermato. Poi Pavia ha cominciato a sciorinare un buon gioco e c'è bisogno certamente, come il campanello d'allarme che è suonato in questo secondo quarto, di rialzare, come dicevi, l'intensità soprattutto difensiva e di trovare anche la possibilità di poter andare in transizione, come era anche un po' successo nel primo quarto. Esatto, questi sono sicuramente gli ingredienti. 31-24, 7 punti per Ondomenghe, 6 per Sebastian Vico, sono loro i due migliori marcatori per quanto riguarda la Gecom. 15-7 il parziale del secondo quarto Letterio, quindi per il punto d'essere. E quindi con lo scambio di maglie in questo istante in corso alla palaestra per sancire il gemellaggio e anche l'ospitalità del palazzetto senese per quanto riguarda le partite della Emma Villas Chiusi, che inizierà appunto da mercoledì 18 marzo con l'incontro appunto qui con Perugia per la formazione chiusina. Noi restituiamo la linea alla regia di Radio Siena e Siena TV ricordando il punteggio. Menzana 31, Pavia 24, al termine dei primi 20 minuti di partita, state con noi. Campionato Letterio, siamo pronti adesso per guardare il secondo tempo, cosa auspichi per la squadra di Mecacci? Ma auspico di giocare i ritmi del primo quarto, senza dubbio quelli più consoni alla nostra formazione, e forse bisognerebbe
provare a tenere sempre la squadra con un livello altissimo e con i cambi in quello che sono i tempi giusti. Stasera Roberto Chiacci che non sta facendo una buona serata, invece mi sembra che Paci l'abbia giocato meglio. Del resto, con una squadra lunga è giusto avere rotazioni come le altre delle altre squadre. Quando c'è qualche giocatore che è un po' sotto tono, bisogna cercare di mettere quelli che stanno un pochettino più in forma. Vediamo come si ripresenta la Menzana, sta per riuscire quello che era lo starting five di inizio gara, proprio così. Quindi Parente, Vico, Paci, Ranuzzi e Pignatti, questi i cinque che daranno il là al terzo quarto della GECOM. Quintetto base riproposto anche da parte della Edime Spavia con Fossati, Degrada, Tassone, Bozzetto e Cristelli nel settore lunghi. Rimessa per la GECOM Menzana che va a dare la ufficialmente adesso alle ostilità nel terzo quarto. Parente, Ranuzzi, ancora Davide Parente, il movimento, la ricezione di Sebastian Vico, schiacciato a terra per Paci che attacca Bozzetto, fuori ancora per Vico, finta il passaggio, chiuso un po' in un angolo Vico dalla difesa di Bozzetto, va a fare infrazione di 5 secondi con la palla in mano, palla persa, peccato per Vico che si è trovato chiuso in un vicolo cieco e poi non ha trovato la via per uscirne. Sì, qua c'è un po' di esperienza di Paci, ti passa il pallone due volte, vuol dire che vuole che tu giochi uno contro uno, ti butti dentro e magari scarichi dal lato opposto. Adesso il fallo di Davide Parente nei confronti di Tassone, secondo fallo per Davide Parente, primo fallo della Menzana in questo terzo quarto, sempre più 7, punteggio che non è ancora cambiato, 31-24. Vico tenta all'anticipo nei confronti di Degrada che adesso ha un vantaggio, riesce a servire Cristelli che si alza a media distanza, sbaglia, Bozzetto tira giù il rimbalzo offensivo, sbaglia poi da sotto con il semigancio, la palla è per Vico che è in attacco adesso per la Menzana, Vico contro Degrada, profondo per Pignatti, arriva il fallo da parte di Cristelli, due tiri liberi per Luca Pignatti. Pignatti è decisamente più scafato, prende posizione, va a recuperarsi un fallo, quello che avrebbe dovuto fare Paci nell'azione precedente, me lo hanno fatto vedere, meglio di così. Luca Pignatti in lunetta con due tiri liberi a sua disposizione, sbaglia il primo Pignatti. 9 minuti, 17 secondi da giocare nel terzo quarto, ancora Luca Pignatti che realizza 1 su 2 per lui, più 8 Menzana, 32-24 il punteggio. Fossati contro Ranuzzi, in attacco per Pavia, Cristelli adesso, passaggio di ritorno ancora per Fossati, nuovamente Ranuzzi su di lui, profondo per Degrada che sparte spalla a canestro, anzi si tratta di Bozzetto, scusate, infrazione di passi per lui. Infrazione di passi per l'attacco di Pavia e quindi canestro non valido, quello realizzato da Tassone, 32-24, più 8 ancora per la Menzana che adesso può tornare in attacco. Paci per Pignatti, poi Parente, può tornare in attacco adesso la GECOM con Davide Parente, il movimento, la ricezione di Vico, blocco di Pignatti, Vico che si butta dentro, fa saltare Degrada, mette a posto i piedi Sebastian Vico, gran canestro di controllo verrebbe da dire. Sì, ma guarda, ti voglio dire, a prescindere di come Vico sta giocando a dei livelli diversi rispetto a alcune partite fa, per cui è veramente molto più mobile, molto più reattivo. Cristelli adesso cede un tiro da tre punti che però viene sbagliato da Pavia, Parente dalla parte opposta, va cortissimo la palla nonostante il tocco di Pignatti, è per lo stesso Cristelli e Fossati è in attacco per Pavia. Fossati, palleggio, arresto, tiro per lui, canestro sbagliato, si lotta a rimbalzo Bozzetto contro Paci, l'ultimo a toccare è stato appunto Bozzetto e quindi la rimessa dal fondo sarà per la GECOM Menzana. 2 minuti se ne sono andati nel terzo quarto, 34 GECOM, 24 Edimes e Parente torna in attacco per la Menzana. Vico arresta il palleggio, Vico apre per Ranuzzi, profondo per Paci, movimento sul piede perno, gran canestro per un gran Paolo Paci. Sì, buon movimento centrale, quando ti danno il pallone lì devi giocartela. Intanto c'è Ranuzzi che sta marcando il play avversario e rischiamo Parente che ha due falli contro Tassone. Fallo in attacco intanto, andiamo a recuperare un altro pallone con un cambio sistematico. Cristelli commette un
blocco in movimento e recuperiamo un altro pallone. Proprio così, torna sul più 12 la Menzana, mentre la Edimes fa rientrare Buscaino al posto di Degrada. Rimessa per la Gecom dopo il secondo fallo, entrambi falli commessi in questo terzo quarto da parte di Davide Cristelli. 36-24 il punteggio, 7 e mezzo da giocare nel terzo quarto. Parente, zona per la Edimes Pavia. Pignatti, Ranuzzi, ancora Parente, poi Sebastian Vico. Pignatti, servito il taglio bellissimo di Alex Ranuzzi sulla linea di fondo, e quando questi due giocatori si trovano sono veramente dolori per le difese avversarie. Più 14 Menzana, 38-24. Ma voglio usare un termine importante: c'era due giocatori che giocavano in quella parte, si chiamava Milenko Topic, uno che giocava in quella zona di campo e quell'altro si chiamava Kakiusis. 38-26 perché Pavia ha ritrovato il canestro in questa azione, quindi più 12 ancora per la Menzana. Vico arresta il pareggio, si alza da tre punti, sbaglia, bel taglia fuori di Bozzetto al rimbalzo che conquista la palla. Cristelli è già dalla parte opposta del campo, Buscaino spalla canestro contro Pignatti, Fossati con tanto spazio per un tiro da tre punti, in questo caso dimenticato sostanzialmente dalla difesa della Menzana, e Fossati trova il canestro del 38-29, meno 9 ancora per l'Edimes Pavia. Sì, Parente si dimentica di cambiare e lui tira libero. Parente finta il passaggio in angolo per Ranuzzi, va profondo invece da Paci, taglio di Ranuzzi, giro e tiro per Paolo Paci, sputato fuori dal ferro, e la palla è per Cristelli che spinge già dalla parte opposta, scivola Ranuzzi sul parquet, la palla ancora viva per Pavia. Fossati contro Parente, 6 minuti al termine del terzo quarto, 38-29 il vantaggio Gecom. La palla è per Pavia con Tassone mismatch adesso con Paolo Paci, Tassone che prova a buttarsi dentro, scarico per Bozzetto, allo scade 24 secondi non va, Ranuzzi tira giù il rimbalzo e Parente può andare dalla parte opposta del campo. Vico, Pignatti, ancora Sebastian Vico in punta, Parente che attacca Fossati, battuto, fallo di Fossati nei confronti di Davide Parente, poi un altro contatto lontano dall'azione, fallo per Fossati, numero 2 per lui nella sua serata. Da notare zona 1-3-1 con Cristelli che gioca da ultimo uomo sotto canestro, era tanto non si vedeva la 1-3-1. Ranuzzi per Parente che ha un po' un vantaggio, si protegge con il ferro e va con il canestro rovesciato. È mancato l'aiuto difensivo in questo caso in casa Edimes Pavia. Settimo punto nella serata di Davide Parente, più 11 per la Menzana, 40-29, e mancano 5 minuti e 15 secondi al termine del terzo quarto. Fossati in attacco per Pavia, aiuto troppo generoso da parte di Pignatti, molto fiscali in questo caso gli arbitri, si arrabbia Pignatti, si arrabbia Mecacci in panchina, secondo fallo per Luca Pignatti. Ma qua è stato abbastanza scolastico l'arbitro, Luca aveva messo il corpo e non le mani, è stato penalizzato lo stesso. 40-29 il vantaggio, adesso lungo conciliabolo tra Mecacci e gli arbitri per chiedere chiarimenti in merito a questi fischi. Mecacci chiedere una maggiore equità di giudizio da parte dei due fischietti. Rimessa per la Edimes Pavia, Fossati ancora lui in cabina di regia, vuole il cambio difensivo, si trova a fianco adesso a Paci, palla che gira, trova il taglio di Cristelli che tagliando sul lato debole si trova 1-0 con il canestro per il canestro del meno 9 Pavia. 40-31 il punteggio, 4 minuti e 48 secondi da giocare nel terzo quarto. Vico prova a buttarsi dentro, l'aria piuttosto intasata. Vico tira abbastanza velleitario, nonostante i tocchi di Paci e Pignatti, il rimbalzo è per la Edimes Pavia, nel senso che i due giocatori sono trascinati la palla fuori per la Gecom, e quindi la rimessa sarà ancora per la Edimes che torna in attacco con Fossati, Bozzetto, Buscaino, Cristelli, prova a sporcargli il pallone Ranuzzi, deve ripartire tutto da capo Cristelli contro Ranuzzi, ancora Cristelli, ancora Ranuzzi da dietro, Parente gli scippa definitivamente il pallone, Parente contropiede per Vico, Vico infrazione di passi in partenza, chiamata che ci sta tutta e palla persa per la Menzana, mentre esce lo stesso
Sebastian Vico per far spazio a Lorenzo Panzini. Sì, comunque errore di Parente, il pallone doveva essere passato a Ranucci che era più avanti, tant'è vero si è anche arrabbiato. Si arrabbia infatti Sebastian Vico mentre esce dal campo per lasciare spazio a Lorenzo Panzini, sempre più 9 per la Menzana, 4-10 da giocare nel terzo quarto. In attacco Fossati per Pavia, palla persa però con Pignati che è dietro la schiena, serve l'assist per Ranuzzi che non riesce a trovare il canestro anche per un'interferenza tecnica da parte di Tassone. Si lamenta Alex Ranuzzi che si vede fischiare il fallo tecnico. Fallo tecnico per Alex Ranuzzi, si lamentava di questo contatto con Tassone e gli arbitri hanno sanzionato il tecnico con Fossati che andrà ad effettuare questo tiro libero e poi rimessa per Pavia. Sbaglia Fossati, intanto sputato fuori il suo tiro libero dal ferro del palaestro. Ma forse era fallo, tutto velocità, si stanno scaldando un pochettino gli animi dentro perché i giocatori stanno giocando veramente in maniera fisica, gli arbitri vogliono tenere sotto controllo. Un momento migliore per dare un tecnico e dire state calmi. Fossati, rimessa già effettuata abbondantemente per Pavia. Cristelli parte spalla a canestro contro Ranuzzi, si crea lo spazio però appoggio faccia al tabellone che però è sbagliato, rimbalzo per Pignati, palla per Parente che è già in attacco, si spazia Pignati per Ranuzzi, tiro dalla media per Alex Ranuzzi che pungolato sull'orgoglio trova il canestro del più 11 Menzana, 42-31. Ranuzzi è con l'adrenalina 2000, ha fatto un bel canestro. Cristelli in attacco adesso per Pavia, il tiro da tre punti sbagliato da parte di Tassone, rimbalzo per la Gecom che può tornare in attacco con Panzini. Ranuzzi, l'apertura per Pignati, non può ricevere Parente, si va da Paci, servito il taglio di Panzini, gran canestro per Lorenzo Panzini, grande assist anche per Paolo Paci, ottime spaziature, ottimo il timing del passaggio, canestro facile, più 13 Menzana. Diciamo che sembrava quasi da quanto è venuto perfetto lo schema che fa in allenamento con la difesa passiva. 44-31 il punteggio, più 13 per la Menzana, 3 minuti da giocare in questo terzo quarto, partita molto intensa Sandro. Sì, molto intensa, c'era da aspettarselo, Pavia ci prova logicamente con tutte le forze. Noi meno male abbiamo avuto queste due buone finalizzazioni con il canestro di Panzini e quello precedente da parte di Ranuzzi. Abbiamo buttato via un paio di contropiedi onestamente abbastanza semplici, avevamo recuperato un paio di palloni importanti in difesa e poi non siamo stati bravi a finalizzarli, però fortunatamente abbiamo ricostruito un buon vantaggio, c'è da continuare a giocare con molta intensità, soprattutto in difesa. Assolutamente, bisogna ripartire necessariamente da lì perché è tutto lì che la Menzana è riuscita a creare il vantaggio che adesso sta difendendo. Beh, è stato anche quello che abbiamo un pochino sempre fatto finora, tutta la partita, salvo un paio di sbavature secondo me abbastanza accentuate a livello difensivo nel secondo quarto, ma abbiamo concesso 31 punti in 27 minuti a Pavia e questo è certamente un buon risultato. Savelli in attacco per la Edimes, fronteggiato da Parente, rientrato il numero 6 maglia pavese, così come è entrato anche Benevelli per la formazione di coach Paolo Gareto che adesso è in attacco, giro e tiro di Buscaino che sbaglia, si lotta al rimbalzo, tocca Parente, c'è però un fallo sanzionato a Paolo Paci, hai detto degli arbitri, spinta nei confronti di Bozzetto, protesta il pubblico menzanino, primo fallo per Paci nella sua serata, bonus esaurito per la Gecom in questo terzo quarto di partita, 3 falli invece commessi fino a questo momento da Pavia e mancano 2 minuti e 41 secondi al termine del terzo quarto. 44-31, Savelli in attacco per Pavia, fronteggiato da Parente, Savelli si butta dentro, pick and pop con Bozzetto che si alza da 2 punti, sbaglia, Paci tira giù il rimbalzo, Panzini può tornare in attacco la Gecom, Parente in angolo, finta il tiro, arresta il palleggio, ribaltamento per Panzini.
consegnato per Ranuzzi, blocco di Paci, ancora Ranuzzi che va a buttarsi dentro, si porta a casa un fallo, l'attacco della Menzana, fallo di Benevelli. Savelli, non tanto Benevelli, fallo per Savelli, primo fallo comunque della sua serata. È rimessa dal fondo per la Giacomo, ma in zona d'attacco comunque. Bonus che si esaurisce quindi per entrambe le formazioni. Paci direttamente dalla rimessa, dalla media distanza. Gran canestro per Paolo Paci. 46-31, più, 5, più 15 Giacomo. Buon attacco, in questo caso quando esci fuori sulla rimessa devi essere deciso a tirare. Adesso c'è Pavia in attacco con Benevelli, palleggia arresto e tiro nonostante l'aiuto difensivo di Panzini, sbagliato Ranuzzi, tira giù il rimbalzo Panzini già dalla parte opposta, scarico per Pignati che finta il tiro dalla media, Buscaino su di lui, Parente mette piede a posto per un tiro da tre punti che non va, Ranuzzi recupera il rimbalzo in zona d'attacco, Parente ancora Ranuzzi che mette a posto i piedi da tre punti, Alex Ranuzzi, voluto, cercato, trovato, bomba per Alex Ranuzzi, grande momento per la Menzana. 49-31, più 18 Giacomo. Sì, sono contento per il risultato, ma azzardato. Avanti di qui 16 si tiene il pallone e si vede finire, si deve calmierare un attimo il livello della velocità del gioco per arrivare in vantaggio al terzo quarto. Buscaino, ribaltamento per Cristelli, airball da tre punti e poi fallo di Bozzetto nel tentativo di contendere il rimbalzo ad Alex Ranuzzi, due tiri liberi perché il bonus è esaurito anche per la Edime Spavia, secondo fallo per Bozzetto e due tiri liberi per Alex Ranuzzi che ha la possibilità di essere il primo giocatore in assoluto della partita ad entrare in doppia cifra, 1:09 al termine del terzo quarto, due tiri liberi per Alex Ranuzzi, sicuramente anche stasera uno dei più positivi per quanto riguarda la Giacomo, non solo in attacco ma anche per quanto sta producendo e non facendo produrre a Pavia in difesa per la Menzana. Sbaglia ovviamente il primo dei due tiri liberi a sua disposizione, seconda opportunità per Alex Ranuzzi dalla lunetta. E realizza in questo caso decimo punto per lui, 50-31, più 19 Giacomo nei confronti della Edimes Pavia. In attacco proprio la formazione pavese con Benevelli, profondo per Buscaino, fuori ancora per Benevelli, capisce tutto Parente, la rubata, il contropiede, Panzini, ribaltamento per Ranuzzi che finta il tiro, attacca Savelli, taglio per Parente. Grande assist per Alex Ranuzzi, 52-31, più 21 per la Menzana. Questo è stato il quarto di Alex Ranuzzi. Assolutamente, grande protagonista, canestri, aiuti difensivi, recuperi Bozzetto, intanto si alza da tre punti, sbaglia ancora Pavia che sta un po' abusando del tiro dalla lunga distanza per cercare di recuperare qualche lunghezza alla Menzana. Panzini, pick and pop con Pignatti, ancora Panzini. Menzana che non potrà arrivare fino in fondo, ci sono 3 secondi di discrepanza tra due cronometri. Panzini arresta il palleggio, va da Ranuzzi, servito il taglio di Parente, stoppato da Bozzetto, si lamenta per il fallo, Parente che è andato su con troppa poca intensità, a metà intenzione tra l'assist e il tiro, alla fine ha preso il tiro, però è stato stoppato da Bozzetto mentre esce Pignatti ed entra Biagio Sergio. Sì, va bene lo stesso. Siamo avanti di parecchio, abbiamo ripreso i nostri ritmi e grande difesa. Ranuzzi prova a far cambiare la palla, non riesce, quindi la palla è per Pavia. Savelli, 2 secondi, 1 secondo, Savelli ci prova da 3 punti, non va lontanissimo dal bersaglio grosso, termina il secondo quarto, 21-7 di parziale per la Menzana, 52-31 il punteggio per la Giacomo. Andiamo ad analizzare i singoli quarti. Terzo quarto per la Menzana, 46% per il tiro dal campo, 38% nel tiro da tre punti. Pavia che tira con il 27% dal campo, 11-41. Questo 11 palle perse per la formazione di Garetto. Poi Andrea, anche un'altra annotazione. Un bel terzo quarto dopo un periodo dove i terzi nostri, i terzi quarti, sono sempre stati molto deficitari. Esatto, sicuramente serviva questo segnale contro
comunque una buona squadra come l'Edimes Pavia, che forse sta abusando troppo del tiro da tre punti. 6 su 20 il dato statistico per gli uomini di Garetto, 11 palle perse, lo ricordavamo, anche 11 su 41 il computo totale di Real Campo per Pavia, ma questo non solo a scapito per la formazione lombarda quanto anche per i grandi meriti della difesa, a questo momento lo possiamo dire, della difesa menzanina. C'è Sergio in campo adesso per la Menzana con Pacci, Panzini, Ranuzzi e Parente. Questa è la scelta di coach Matteo Mecacci per il primo possesso offensivo del terzo quarto per Pavia. Attacco con Degrada, profondo per Buscaino che fa sportellate contro Biagio Sergio. Fallo di Biagio Sergio, si tratta del terzo fallo personale per lui. Primo fallo in assoluto di squadra per la Menzana in questo terzo quarto. Sicuramente Sergio adesso dovrà stare molto attento per questi contatti, perché Buscaino è un giocatore che fa della fisicità uno dei suoi must assoluti. Ma di solito spingi te, spingo io, praticamente danno sempre vantaggio all'attaccante. Guarda anche adesso quello che è il movimento, non puoi andare a spingere questo qua, perché non puoi andare a contrapporti in questa maniera qua, perché il fallo è un girone diverso, questo non è ammesso. Terzo e quarto fallo in un amen per Biagio Sergio, che adesso dovrà stare attentissimo. Pavia con Degrada, si alza da tre punti, sbaglia Pacci, bella taglia fuori al rimbalzo, torna in attacco la Menzana con Panzini, Ranuzzi, fallo di Degrada nei suoi confronti. Secondo fallo della serata per Stefano Degrada. È rimessa in zona di attacco per la Giacomo Menzana, che è sempre in vantaggio 52-31 nei confronti della Edimes Pavia. Rimessa affidata alle mani di Alex Ranuzzi, Parente per un attimo gli scivola la palla di mano, poi è bravo a mantenere il controllo, assist per il taglio di Alex Ranuzzi, un altro giro e un altro bel assist e canestro da parte di Davide Parente per Alex Ranuzzi. 54-31, adesso è più 23 per la Menzana, a 9 minuti dalla segna finale dell'incontro. Degrada per Buscaino, Sergio non può commettere fallo, Buscaino si protegge con il ferro e trova il canestro rovesciato del 54-33. Sì, volevo comunque dare una menzione d'onore a Paolo Pacci per il lavoro difensivo che ha fatto e per l'aiuto ai compagni. Zona adesso per l'Edimes Pavia, che procura subito un recupero. Savelli in contropiede, rischia lo sfondamento su Davide Parente, salomonici gli arbitri nonostante il contatto. La rimessa sarà per l'Edimes Pavia, però prima c'è anche un minuto di sospensione richiesto dalla panchina di coach Matteo Mecacci, che vuole sistemare qualche cosa. Sicuramente verrà richiamato, penso, in panchina Biagio Sergio per non privare il giocatore di un'uscita anticipata dal campo. Sarebbe anche mortificante forse i suoi confronti. Ma direi proprio di sì. Una cosa che non mi è piaciuta adesso è Panzini, che si è fermato a guardare il compagno che aveva perso il pallone. Queste cose qua non si fanno. Prima non sono d'aiuto, secondo è partito un contropiede il giocatore che dovevi marcare te. Time out richiesto dalla panchina della Menzana, 8 minuti e mezzo Sandro per arrivare al termine della partita. Cosa ci sarà adesso? Sicuramente abbiamo detto con Letterio l'uscita dal campo di Biagio Sergio, perché per non aggravare la situazione dei falli. Beh certo, 4 falli, probabilmente si rivedrà in campo un Domenghe che ha fatto, devo dire, un ottimo incontro quando è stato in campo. Ha fatto veramente delle belle cose, probabilmente immagino che possa rientrare in campo un Domenghe, infatti mi sembra di rivederlo in campo. Invece ti piace Sergio, appunto, rimane in campo con Pacci, Parente, Panzini e un Domenghe, è uscito Alex Ranuzzi. Buscaino ancora contro Biagio Sergio, cerca il contatto Buscaino, Sergio non commette fallo e Buscaino trova un altro appoggio al tabellone per il meno 19 Pavia. 53-35, brutta rimessa per la Menzana, palla persa, si è abbassata l'asticella dell'attenzione, subito Mecacci schizza dalla panchina insieme a Luca Pignatti per svegliare i suoi. 54-35, Pavia che rimane in attacco. Buscaino
Palla che gira adesso per Degrada, mismatch con Biagio Sergio. Buscaina adesso attacca a Parente, fuori per Degrada che si alza da tre punti con tantissimo spazio e parziale di 7-0 per la Edimes Pavia, 54-38 il punteggio, a meno di 8 minuti dalla fine. Paci consegnato per Ondomenghe, l'uscita dai blocchi di Panzini che si alza con spazio da tre punti, bomba per Lorenzo Panzini, 57-31 che riporta la Mezzana sul più 19. Buon attacco, ma stavo guardando e ora il coach leverà sicuramente Sergio, io invece l'avrei tenuto in campo perché è giusto che si prenda più minuti possibili, perché solo giocando si entra nei ritmi della squadra. Tiro sbagliato dall'angolo da parte di Tassone, rimbalzo per la Mezzana, non esce Sergio. Pignati che la sua buona, i cambi viene richiamato in panchina da Mecacci. Sergio riceve in questo istante in punta, ribalta per Ondomenghe che si prende la linea di fondo, fuori ancora per Biagio Sergio, per Panzini che parte in palleggio ma calpesta la linea all'altra del campo. Palla persa dal play della Giacomo Mezzana, 57-38, sempre più 19 per la Mezzana a 7 minuti e 12 secondi dalla fine. Savelli in attacco per la Edimes Pavia, in punta per Tassone, Parente su di lui, Parente in maniera fallosa, terzo fallo per Davide Parente, terzo fallo di squadra anche per la Mezzana, 7 minuti e 2 secondi da giocare in quest'ultimo quarto di gioco, 57-38 il vantaggio per la Giacomo Mezzana nei confronti della Edimes Pavia. Rimessa affidata alla Edimes che in attacco con Savelli, Buscaino lasciato libero, battezzato per un tiro da tre punti che sbaglia, Parente tira giù il rimbalzo, Parente in attacco per la Mezzana, si va in punta da Lorenzo Panzini, blocco di Biagio Sergio, pick and pop tra i due, Biagio Sergio si prende il tiro da tre punti, la bomba di Biagio Sergio, la prima in maglia Mezzana, 60-38 il vantaggio cieco. Era questo che volevo, hai visto, c'era già sul cambio Pignatti, diciamolo, ma sono ancora paragnosta. Allora adesso c'è Pavia in attacco con un'inflazione di passi, una palla persa, 60-38 il vantaggio per la Giacomo Mezzana, 6 minuti e 20 da giocare in questa partita. Esce Davide Parente tra gli applausi, rientra Sebastian Vico al suo posto, 9 punti per Davide Parente ma anche tanti assist soprattutto nel terzo quarto, dove la Mezzana con quella parziale di 21-7 ha dato una spallata che ci auguriamo tutti possa essere decisiva. Adesso mancano 6 minuti e 10 secondi da giocare in questa partita, la Mezzana in attacco con un vantaggio importante, 60-38 sulla Edimes Pavia. Paci in attacco per la Giacomo, fuori per Ondomenghe che si alza da 2 punti, aveva un piede sulla dei 6,75 ma sbaglia, rimbalzo per Buscaino e per la Edimes, può tornare in attacco Pavia con Bozzetto, 5 minuti e 50 da giocare, 60-38 il vantaggio per la Giacomo, fallo di Paolo Paci nei confronti di Bozzetto. Per Paci si tratta del secondo fallo personale, bonus invece che si esaurisce per la Mezzana mentre esce lo stesso Paolo Paci, standing ovation meritatissima per Paolo Paci, rientra Roberto Chiagic, 60-38 il vantaggio per la Mezzana, più 22 a 5 minuti 47 secondi dal termine dell'incontro. Bonus però esaurito per la difesa mezzanina, solo un fallo sanzionato alla Edimes Pavia che rimane in attacco. Savelli si prende un tiro da tre punti sbagliato e non di poco, Ondomenghe tira giù il rimbalzo sostanzialmente incontrastato e Panzini può tornare in attacco. Ricordiamo il punteggio, 60-38 più 22 per la Giacomo, 5 minuti e 25 secondi da giocare in questa partita. Vico in attacco per la Mezzana, penetra, scarica per Sergio, piedi per terra da tre punti, ancora sbagliato, Ondomenghe va altissimo a contendere il rimbalzo offensivo che è per la Giacomo, grande azione di Bruno Ondomenghe, Panzini per Sergio, ribaltamento per Vico, servito a Chiagic, spalla a canestro contro Buscaino, schiacciato per Panzini, no look per Sergio, terzo tempo, si esauriscono i 24 secondi. Peccato, era successo veramente tutto molto bene, peccato per Sergio che non si è avveduto che stavano per scadere non i 24 ma i 14 secondi dopo il rimbalzo offensivo di Ondomenghe. Sì, sarebbe stato opportuno fare un palleggio a resto e tiro, ma non gli posso dire niente, io ci ho provato per anni, non era il mio movimento naturale.
Pavia in attacco con Sergio, che questa volta di furbizia scippa il pallone a Buscaino. Vico aspetta saggiamente l'arrivo dei compagni. 4 minuti e 40 da giocare, 60-38 il vantaggio Gekom. Pick and pop con Sergio che riesce a servire Chiagic. Ondomenghe, ribaltamento Vico, ancora per Biagio. Sergio, ancora il piede sulla linea laterale del campo. Peccato, però può andar bene così, nonostante nelle statistiche compare una palla persa, però quello che vediamo noi con i nostri occhi, Sandro, è la volontà di far circolare la palla, di far muovere la difesa di Pavia. Dici proprio una cosa corretta, quello che vediamo è una voglia anche in squadra di collaborazione tra vari giocatori, anche rincuorarsi quando qualcuno fa un errore. Poi magari in questi momenti siamo stati un po' leziosi e abbiamo buttato via, sprecato, però in ogni caso l'atteggiamento è buono. E adesso degrada, ci punisce con il canestro del meno 20 Edimes, 60-40 è il punteggio, ultimi 4 minuti di partita. Mezzana che deve amministrare questo importante vantaggio maturato soprattutto nel corso di uno straripante terzo quarto da parte dei giocatori di coach Matteo Mecacci. Chiagic per Vico, palleggio, arresto, tiro per Vico, non va, rimbalzo offensivo ancora per Bruno Ondomenghe, altri 14 secondi per l'attacco della Mezzana, ancora Vico che resta al palleggio, no look per Chiagic, 1-0, appoggio facile facile a tabellone, 62-40. Buon movimento, mai alcuni giocatori Pavia non ne possono più. Eh sì, inizia a essere stanca la formazione di coach Paolo Garetto per il grande sforzo profuso qui sulla parquet della palestra. In attacco Savelli per la Edimes. Savelli si crea lo spazio per un tiro alla media, stoppato da Biagio Sergio. Palla ancora buona per Buscaino. Non buona però per arrivare a un tiro. Finiscono i 24 secondi a disposizione dell'attacco della Edimes Pavia, rimessa per la Gekom Mezzana, 62-40 il punteggio, 3 minuti e 10 secondi da giocare nell'ultimo quarto. Panzini, pick and pop con Biagio Sergio che apre per Sebastian Vico. Sergio spalla a canestro, fuori ancora per Sebastian Vico, palleggio, arresto, tiro, non va. Ondomenghe, un altro rimbalzo offensivo, il terzo di fila, strappa applausi a tutti Bruno Ondomenghe. Panzini si butta dentro, scarico per Vico, blocco di Chiagic, palleggia, resta il tiro poi per Panzini, canestro quasi allo scadere dei 24 secondi, 64-40, 2 minuti e 40, c'è spazio anche per Francesco Bonelli mentre c'è il time out per la Edimes Pavia, canestro che sa molto di games and match a questo punto dell'incontro. Ma il match è chiuso da un bel po', era importante e mi aspettavo la continuità della difesa e questo c'è stato anche nel quarto quarto, per cui stasera abbiamo visto qualcosa di diverso, siccome io critico oggi, quante ne ho prese, oggi mi permetto, però io voglio sempre essere costruttivo. È normale che magari chi ha giocato, chi ha avuto la possibilità, vede magari qualche cosina in più. A questi ritmi qua iniziano a abbassarsi quelle che sono le percentuali di poter perdere la partita, perché sei tu che domini, sei tu che hai una difesa asfissiante e farla con questi qua stasera, ve lo garantisco, è stata una vera battaglia. Quindi secondo me doppio merito, 40 punti a una squadra come Pavia, e è lì la partita. 16 punti ha paralizzato Pavia in 17 minuti e mezzo in questo secondo tempo, quindi il nostro appello a difendere mi pare sia stato decisamente seguito. E poi abbiamo visto certamente anche un Ondomenghe in grande spolvero, oltre a quelli che sono i meriti generali della squadra che sta crescendo e sempre trovando più compattezza e coesione. Segnali positivi quindi arrivano non solo nel risultato questa sera dalla prova della Gekom Mezzana, adesso anche 2 minuti e mezzo a disposizione per Francesco Boabonelli per farsi vedere, per visto il minutaggio gli ha concesso coach Matteo Mecacci. Intanto si fa vedere e come Francesco Benevelli che si alza da 3 punti e trova il canestro del 64-43, 2 minuti e 5 secondi da giocare. Chiagic consegnato per Ondomenghe, Vico ancora per Chiagic, passo d'incrocio per il capitano, 2 tiri liberi per lui,
Buscaino prova ad opporsi come può, va a commettere fallo nei confronti del capitano della Gioia Comezzana Roberto Chiacic. Primo fallo per lui e due tiri liberi per il, appunto, per il Ghiaccione Nazionale a 1 minuto e 57 secondi dalla fine della partita. Chiacic che ancora deve bagnare il suo scout, lo fa in questo istante. Primo canestro della serata per Roberto Chiacic, che non ha avuto una parentesi felicissima nel terzo quarto. Adesso 1 su 2 per lui dalla lunetta, 65 a 43, più 22 ancora per la Menzana. 1 minuto e 50 alla fine. Bozzetto contro Chiacic, Bozzetto che mette palla per terra, va a fare sportellate con Chiacic. Semigangio che non va a segno, si lotta al rimbalzo. L'ultimo a toccare è stato un giocatore di Pavia e in particolar modo, se non vado errato, Cristelli. E quindi, anzi scusate, si tratta di Diamantini, giocatore con la maglia numero 9. E quindi omonimo di un Diamantinis, ma tutta una trota. Solo perché questo è il 9 e l'altro è il 13. A parte lo scherzo, non mi permetto, chiedo scusa perché non si fa così, ma era giusto per sdrammatizzare e per l'omonomia del cognome. Vico in attacco per la Menzana. Buscaino lo induce alla palla persa, si lamentava per un fallo Sebastian Vico, comunque voglia comunque di lottare anche a 1 minuto e 18 secondi da una parte e dall'altra. Segno che queste due squadre si vogliono, come dire, dare l'arrivederci, lettere, non è un addio quello di questa sera. Ma io ho detto tra me e te, non mi farebbe tanto piacere incontrarli, speriamo che arrivino settimi, onestamente. Se proprio playoff deve essere per Pavia, ci auguriamo proprio così, visto che ci stanno ascoltando anche da Pavia, quindi gli auguriamo ovviamente di qualificarsi e di arrivare alla post season, magari non all'ottavo posto, perché insomma magari di ritrovarsi più avanti nel cammino nei playoff. Ondomenghe intanto in attacco per la Menzana, arriva fino in fondo, gran canestro per Ondomenghe, nono punto della sua serata, 67 a 45, sciarpata in curva nord, ultimi 40 secondi di partita. Chiedo a Sandro, l'MVP di serata secondo te? Beh, direi stasera un vero MVP non mi pare che ci possa essere, sono stati, direi, veramente la squadra nel suo complesso. E quindi grande merito, l'ha fatto bene la pausa coach Matteo Mecacci e il suo staff per lavorare con questo gruppo di giocatori. Bozzetto trova il canestro delle meno 20, 67 a 47, adesso la Menzana che è in attacco. Ondomenghe che si alza da tre punti, sbaglia la palla per Savelli che spinge la transizione, arriva all'interferenza di piede da parte del Boa e quindi la rimessa sarà ancora per la Edime Spavia. Ino della Verbena alla palaestra, si alza in piedi anche Thomas Res che questa sera ha seguito da spettatore la partita della Giacomo Menzana contro l'Edime Spavia. Pavia che vuole con Diamantini prendersi l'ultimo tiro, tabellata per lui, lotta comunque il giocatore della Edimes, non riesce a toccare e a questo punto vediamo se ci sarà spazio per il Boa Bonelli per cercare di fare l'ultimo tiro o se ci sarà solamente da morire con la palla in mano. Così è, Vico supera la linea mediana del campo, consegna la palla agli arbitri, termina l'incontro, più 20 per la Menzana, 67 a 47, questo è il risultato definitivo dell'incontro, quindi la Menzana che vince e si conferma ancora capolista. Lettere. Sì, vince e convince soprattutto anche in difesa, ma abbiamo già detto tutto e stasera non c'è da dire niente. Io terrei in considerazione Davide Bozzetto. 67 a 47, quindi il risultato finale per la Giacomo Menzana nei confronti di Mespavia. Menzana ancora capolista, ancora con un vantaggio immutato sulle più dirette inseguitrici, e questo risultato molto importante anche per il gioco. È in un turno anche molto complicato contro una Pavia che godeva di un'ottima salute, una vittoria molto confortante che rafforza non solo la nostra classifica ma anche la voglia di crederci per questo sprint finale. E quindi dalla palestra è veramente tutto, grazie a Sandro Bonelli, grazie a Letterio Visigalli. La linea torna alla regia di Radio Siena e Siena TV, 67 a 47 la vittoria della Menzana sulla Edime Spavia.